Dal 1 gennaio ci sarà un unico sistema di accesso allo sportello unico delle attività produttive e sarà totalmente telematico per tutti e tre i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, secondo il nuovo regolamento associato per quel che riguarda le pratiche relative alle attività produttive. Si tratta del primo vero servizio associato della nuova città di Pescara e che vedrà nelle prossime 48 ore anche l'approvazione da parte dei consigli comunali di Montesilvano e Spoltore. C'è stato un bel segnale da parte di tutto il Consiglio Comunale, perché il regolamento, che è stato emendato da noi in alcuni punti, è stato approvato all'unanimità da tutti i consiglieri comunali, sia del centrodestra che del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle, quindi significa che siamo in questo momento tutti quanti uniti verso l'unico obiettivo. Ecco, la particolarità di questa unificazione, ci sarà un sistema unico per tutti e tre i comuni, giusto? Sì, verrà utilizzato il sistema informatico che era adottato in questo momento dal Comune di Pescara, e mentre appunto ricordiamo che il Comune di Montesilvano utilizzava un altro sistema informatico, mentre Spoltore non ancora utilizzava il sistema informatico. Invece appunto dal 1 gennaio 2024, quindi fra tre giorni, tutte le domande, le istanze che riguardano questo servizio dovranno essere inviate col sistema telematico unico che gestisce tutti e tre i comuni. Solo in casi eccezionali si potrà continuare a utilizzare la PEC, la firma digitale, sempre però indirizzandola all'unico protocollo, all'unica PEC del protocollo del comune capofila, che è il comune di Pescara. L'unica polemica, se vogliamo, è sulla denominazione. Personalmente dico che non è il nome che farà la differenza di questo lungo e importante processo. Io sono convinto che unire queste tre città significherà dare veramente servizi migliori e possibilità maggiori a tutti i cittadini di tutti e tre i comuni, che, come sapete, si andrà a formare un comune di circa 200.000 abitanti e quindi il sedicesimo comune più grande d'Italia, che ci permetterà quindi di essere considerati ancora di più anche a livello nazionale.